Buonasera da Onda TG, mercoledì 4 settembre, siamo pronti anche questa sera con la nostra versione ridotta, le principali notizie del giorno e quindi i nostri principali servizi della giornata. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, ha chiesto il processo per gli 11 agenti della Polizia Stradale, sottosezione di Prato La Peligna, accusati a vario titolo di truffa ai danni dello Stato, falso, peculato, furto, missione d'atti d'ufficio, missione di soccorso, interruzione di pubblico servizio. Il giudice per le udienze preliminari, Marta Sarnelli, ha fissato l'udienza per il prossimo 14 novembre. La maxi indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Sulmona parte dal 2019, 3 anni di indagini svolte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti, rintracciamento attraverso GPS, analisi dei file, delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le accuse, i poliziotti avevano abbandonato le postazioni di lavoro, dormito all'interno delle auto durante i turni notturni, si erano intrattenuti in locali commerciali durante l'orario di servizio. A ciò si aggiunge l'ipotesi di utilizzo dell'auto di servizio per fini privati. Tra le accuse figurano anche l'omesso rilievo di un sinistro stradale e del soccorso a un veicolo in panne. Tutte accuse respinte dalle difese già in fase cautelare, quando 10 degli 11 uomini in divisa erano stati sospesi dal GIP e riammessi in servizio dal tribunale del riesame. Gli 11 poliziotti sono indagati anche per minacce nei confronti di un loro ex comandante e di un altro agente che si erano occupati dell'inchiesta nei mesi scorsi, hanno ricevuto proiettili in una busta. I migranti protestano, la prefettura dell'Aquila chiude due centri di accoglienza, accade a Pettorano sul Gizio, comune di circa 1.300 abitanti, dove l'apposita commissione per la gestione dell'accoglienza ha disposto il trasferimento dei 50 ospiti delle strutture di Ponte d'Arce e La Quercia in altri centri di accoglienza sul territorio provinciale. Nelle scorse settimane gli ospiti avevano protestato, posizionando alcuni cassonetti dell'immondizia davanti ai cancelli per lamentare condizioni invivibili, precarie condizioni igieniche e mancanza di elettricità nelle stanze. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo da parte del competente dipartimento della ASL che, dopo aver stilato una relazione, ha chiesto l'intervento della prefettura. La commissione a quel punto ha impartito una serie di prescrizioni al gestore e ha imposto la chiusura temporanea dei locali. Non è un provvedimento definitivo, spiega il sindaco di Pettorano Antonio Carrara. Il contratto viene stipulato tra gestore e prefettura. Noi ci siamo comunque interessati della situazione, dopo aver appreso della protesta pacifica dei migranti. Spariscono due servizi nel punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Si tratta della stanza dedicata al corso preparto e quella dell'ambulatorio pelvico, entrambe sacrificate per i lavori a scaglioni che partiranno a breve per adeguare l'ala Bolino con 6 milioni di euro di fondi PNRR da spendere nell'immediato. Gli interventi a scaglioni hanno comportato nei mesi scorsi trasferimenti e accorpamenti dei reparti del presidio ospedaliero, una situazione che ha penalizzato l'ostetricia e la ginecologia che si ritrovano senza locali per i corsi preparto, senza ambulatorio per il pavimento pelvico. La direzione sanitaria aveva annunciato soluzioni alternative che ad oggi non sono state ancora individuate. Vogliamo valorizzare il nostro ospedale e partorire in città, ma questi servizi sono essenziali, non possono scomparire, insorgono le donne, è stato interessante. Una contraddizione sul piano aziendale e politico. Il punto nascita lo scorso anno era stato inserito nel piano sanitario regionale, quindi salvato dalla chiusura. La riduzione di tali servizi di certo non incentiva l'unità operativa. Brucia rifiuti di vario genere viene scoperto in flagranza di reato dalla polizia provinciale. Protagonista della vicenda è un 53enne di Raiano che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona per incendio colposo. L'episodio risale allo scorso 27 agosto, quando l'uomo, stando agli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, aveva dato in fumo legno, plastica e altro materiale nelle vicinanze del suo allevamento che si trova alle porte di Raiano. Incendio che aveva reso l'aria respirabile nociva, con gravi ripercussioni anche per gli agricoltori residenti della zona. La polizia provinciale, inoltre, era stata allertata nel corso dell'estate per altri due episodi simili. Per questo, per il 53enne, è arrivato il conto della giustizia, una denuncia a piede libero in procura. Un fascicolo il PM lo aveva già aperto per l'allevamento allestito dall'uomo, per il quale è stato disposto l'abbattimento di 60 suini, poiché non tracciati e di dubbia provenienza. Un paese ci vuole.
paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. La Camerata Musicale Sulmonese, in collaborazione con il Comune di Sulmona ed il Comune di Bugnara, presenta in seno al Vaga Luna Festival due prestigiosi appuntamenti. Il 23 agosto nell'Auditorium di Torre di Nolfi, concerto di Piero Mazzocchetti Quintet. Il 4 settembre nel Cortile dell'Annunziata, in occasione dei 30 anni dalla morte di Domenico Modugno, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Info presso la sede dell'Associazione Invico dei Sardi 9, Sulmona, telefono 0864212207. L'ottica Mazzalorso arricchisce il suo laboratorio di macchinari innovativi,
capaci di mappare il comportamento visivo e i parametri biometrici di ogni singolo occhio, al fine di ottimizzarli grazie all'intelligenza artificiale. Ora è possibile avere lenti personalizzate prodotte sulla base di una precisa misurazione. Il laboratorio inoltre è dotato della strumentazione necessaria per riparazioni e montaggi degli occhiali grazie ad una mola automatica computerizzata che permette di ricavare la forma voluta del taglio delle lenti graduate in on. Occhiali pronti in mezz'ora, o nel corso della giornata, con lenti disponibili in magazzino. Vedere bene, per vivere bene. Ottica Ammazzalorso, Corso Ovidio Sulmona. Siete pronti per rimettere in moto il vostro corpo? E allora partite! La SD Fitness e Benessere di Laura Villanucci vi aspetta. Danze coreografiche, freestyle, balli di gruppo e di coppia, caraibici, hip hop, break dance ed il vero corso di Sensual Dance Fit di Caroline Smith. E poi Pilates, ginnastica dolce, baby dance. Per tutte le informazioni potete chiamare il 340-60-46-441 o recarvi direttamente in sede in via Alessandro Volta 8 a Sulmona. Il 7 settembre la SD Fitness e Benessere di Laura Villanucci organizza il Freedom Master Class Fluid con la famosa Jill Cooper. L'appuntamento è nel piazzale antistante la Basilica di San Panfilo a Sulmona alle ore 16. Per prenotazioni al numero 340-60-46-441. Tutto pronto a Pacentro per l'edizione 2024 della Corsa degli Zingari che si terrà nel fine settimana, 7 e 8 settembre, di origini medievali, nata da un profondo legame con la terra e la fede, la corsa è molto più di una semplice competizione organizzata dall'Associazione Corsa degli Zingari assieme alla Confraternita della Madonna di Loreto e candidata a patrimonio materiale UNESCO e una delle tradizioni più antiche d'Italia. Dalla sommità di un costone roccioso i partecipanti rigorosamente scalzi scendono fino al torrente Vella, poi con i piedi lacerati e feriti dalle pietre e dei rovi risalgono le vie del paese per raggiungere l'altare della Madonna. La corsa si conclude con le medicazioni nei pressi dell'altare e la proclamazione del vincitore che riceve il simbolico palio, una stoffa che veniva utilizzata per cucire il vestito buono. I festeggiamenti civili inizieranno il 7 settembre con il concerto di Ivana Spagna in via Roma, a seguire il DJ set Guglielmo Mascio. Domenica 8 settembre alle 16 partirà la corsa degli Zingarelli, la competizione dei bambini dei 2 e 12 anni, alle 18 la corsa degli Zingari vera e propria. Dopo le premiazioni la giornata sarà chiusa alle 22 dallo spettacolo live Una notte di furore. Madrina dell'edizione 2024 sarà l'ex Miss Italia Maria Nazzaro. A suo fianco il conduttore Rai Alessandro Greco e l'attore premio Oscar Giuseppe Cederna. Il livello della corsa sta salendo, i personaggi sono sempre più numerosi come potete vedere dal cartellone e soprattutto il livello della stessa sta evolvendo. Questo evento è nel 2018 per noi pacentrani molto caro e prezioso, era riconosciuto ahimè a livello locale di Valle Peligna. Adesso con un duro lavoro dell'Associazione Corsa in collaborazione della Confraternita Madonna di Loreto l'abbiamo portata alla conoscenza nazionale e internazionale come l'ultimo progetto da noi voluto, che è il progetto Metaverso, che porterà lustro, popolarità e economia al nostro paese. Quindi è un progetto ambizioso che si concluderà a luglio 2025 e il che genererà
turismo tutto l'anno e soprattutto economia, e un borgo come il nostro necessita di tale iniziativa. Sicuramente ci aspettiamo un'affluenza maggiore del scorso anno, che se non erro erano circa 35.000. Invito tutti i telespettatori a venire a Pacentro. Un ringraziamento particolare va all'Associazione Corsa, ripeto, alla Confraternita Madonna di Loreto, al nostro ufficio stampa e all'amministrazione comunale di Pacentro e al sindaco che ci sono sempre accanto. Per quanto riguarda la preparazione, grazie all'organizzazione della Corsa degli Zingari, che anche quest'anno si è superata nell'organizzare l'evento, tutto sembra procedere nel migliore dei modi e ci auspichiamo che si concluda nel migliore dei modi, ne siamo certi. Proprio grazie, ripeto, all'organizzazione, al suo presidente Giuseppe De Kellis, che ovviamente è il motore di questo evento. Sappiamo che la Corsa degli Zingari è una manifestazione che unisce fede, tradizione e soprattutto la cultura storica del nostro paese, e ovviamente questo evento, oltre la comunità pacentrana, sostanzialmente si rivede nelle radici storiche. Per questo, ripeto, per noi la Corsa degli Zingari è un evento che sarà anche negli anni sarà sempre più strutturato. E ripeto, grazie a questa organizzazione. Meglio tardi che mai, ma il ritardo rischia di essere fatale per il centro per l'impiego, ancor di più per il nuovo asilo di Via L'Aquila, cui i lavori di demolizione e ricostruzione sono bloccati da 8 mesi. Dopo i periodi tentativi, il Comune ha deciso finalmente di mettere mano alla sede futura degli uffici di collegamento, ovvero ristrutturare l'ex asilo di via Cornacchiola, che sarà indicato come sede effettiva. I soldi d'altronde ci sono da tempo, molto tempo, 600.000 euro stanziati dalla Regione, in parte già incassati dal Comune. È stata quindi pubblicata la determina con cui si affida il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e definitiva, nonché per la direzione dei lavori. Poco meno di 70.000 euro appaltati dall'architetto Roberto Del Signore, che dovrà cioè mettere nero su bianco gli interventi da fare per mettere in sicurezza l'ex asilo di via Cornacchiola, renderlo funzionale alle esigenze del centro per l'impiego. I tempi però sono fondamentali. Dopo il progetto bisognerà affidare e fare i lavori con relativo collaudo e trasloco, un iter burocratico che rischia di essere troppo lungo per i tempi a disposizione del centro per l'impiego, o meglio del cantiere dell'edificio di Via L'Aquila in cui è ospitato, e vanta un finanziamento di 1,6 milioni di euro a valere sui fondi PNRR, quindi da ultimare entro il prossimo anno. Il maltempo ieri ha fatto perdere l'orientamento e sentiero a 4 persone originarie di Roma, recuperate nel pomeriggio dai carabinieri forestali di Pescasseroli in sinergia con una squadra dei vigili del fuoco dell'Aquila. I 4, una famiglia composta da una coppia di 54 anni e la figlia di 25, a cui si aggiunge un'altra donna di 58, si trovavano nell'area dello chalet dell'Orso, nel territorio comunale di Pescasseroli. Le proibitive condizioni meteo hanno fatto perdere la strada all'intero gruppo, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I 4 non hanno riportato ferite, tanto da rifiutare le cure ospedaliere. Per il loro recupero si è alzato in volo anche un elicottero del 118. Salvatore Vittorio è stato confermato per il terzo mandato alla carica di responsabile regionale del Futsal. La fiducia che le società del Futsal abruzzese gli hanno tributato è indubbiamente sinonimo di quella garanzia istituzionale che la disciplina chiede e che Salvatore Vittorio, dall'alto dei suoi valori e dettati dalla professione svolta, è stato in grado di assicurare con la dovuta equità ed evidente trasparenza all'interno del movimento abruzzese. Chiusa la tornata elettorale che ha sancito la conferma a pieno titolo anche di Concezio Memmo sul principale scranno dell'Aquila, Salvatore Vittorio ha voluto esprimere il suo pensiero che, se da una parte il ringraziamento attribuito a chi ha dimostrato di aver fiducia in lui, dall'altra va interpretato come il programma di lavoro del prossimo quadriennio. Il termine di un evento, dice il responsabile regionale, trascina con sé i segni indelebili di chi ne ha fatto parte, e dopo la ricca e partecipata assemblea elettiva che ha sancito la mia reelezione a responsabile del calcio a 5 del Comitato Regionale Abruzzo per il prossimo quadriennio olimpico, avverto il desiderio di rivolgere il mio saluto e vivo ringraziamento ai presidenti delle società che mi hanno espresso nel tempo e rinnovato la loro fiducia.
Come sempre sono stati instancabili e superlativi. È stato un momento molto importante per il nostro futsal e non nascondo il sentimento di emozione nel continuare a rappresentare un movimento caratterizzato da valori, responsabilità e passione e nel quale ho avuto anche modo di conoscere ed apprezzare molti dirigenti, tecnici, calciatori e calciatrici, persone speciali verso le quali sono maturati sentimenti di vero e proprio rispetto. Questi principi, forti e coinvolgenti, capaci di segnare positivamente le coscienze, rimarca Vittorio, in questo difficile momento storico che stiamo subendo e vivendo, rendono ancora più credibili le idee e i messaggi della mia esperienza di uomo di sport, ma soprattutto confermano che le società calcistiche abruzzesi sono una risorsa fondamentale per il nostro patrimonio regionale. Una risorsa che noi, rappresentanti delle istituzioni federali, abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Nella consapevolezza che il futuro sarà come noi, insieme lo vogliamo e lo costruiamo, perché sono pienamente convinto che il risultato del nostro sport è positivo solo se subordinato ad un lavoro comune, condiviso in tutti i suoi aspetti e condotto insieme con energia e fermezza. Il mio auspicio è che la nostra disciplina possa sempre più contribuire, attraverso l'arricchimento sportivo e sociale, a consolidarsi come punto di riferimento nella nostra comunità sportiva. Infine, chiosa il responsabile, un grazie per aver saputo parlare soprattutto ai giovani, di averli stimolati alla vita sportiva e fare tutto con allegria e gioia, all'importanza del confronto e del dialogo, al rispetto dell'altro come persona, alla responsabilità dell'io inseparabile dal noi. Grazie per quanto è stato fatto e di certo verrà fatto per la crescita del nostro meraviglioso futsal. www.ondarv.tv, questo è il sito internet per continuare a seguirci in tempo reale. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.